Questa sera a Mixer Documenti. Frammenti di pelle in un'aula di giustizia. E il presunto mostro dice: non sono stato io. La prima udienza shock. Le lacrime di Pacciani. Il dolore dei parenti delle vittime. Il ricordo di uccisioni brutali. Di riti cruenti. Di momenti di follia. Di squadre antimostro. Di paura collettiva. Dal 1968 ad oggi, 8 duplici delitti nel circondario di Firenze. La storia delle indagini, l'elenco dei sospettati, le prove, i testimoni, i moventi, la pista sarda e il possibile feticismo del serial killer. Il mostro di Firenze. Non è un giallo, non è un romanzo, non è un film, non è fantasia, non è ricostruzione, non è invenzione. È realtà per un'inchiesta giornalistica. Non preso un caso, Stiasario messo in croce a mi paro Cristo, senza aver fatto nulla di male a nessuno. Ho lavorato una vita neanche. Ci sarà un Dio e io lo prego perché gli venga un accidente prima di buio a quel disgraziato. Fantasie malate, ombre di paura, immagini crude, perversione del sesso, fobie e manie. Elementi inquietanti di uno scenario tragico ambientato nella campagna di Firenze. Ho paura, avranno gridato le vittime sconvolte di un serial killer sconosciuto. Colte nell'attimo fuggente di un gesto d'amore o nel tepore di una tenda d'estate, hanno visto la morte improvvisa stampata negli occhi di un uomo chiamato il mostro di Firenze. L'imputato che è accusato di 16 omicidi. Io ritengo che non ci sono nel modo più assoluto elementi tali da poter condannare all'ergastolo Piero Pacciani. È un omicida, ha stuprato per anni le figlie, però da questo a dire che Pietro Pacciani è il mostro di Firenze ce ne corre. Tutto si rifà al delitto del 51. Nel verbale Pacciani scrisse: quando vidi biancheggiare quel seno sinistro non capii più nulla. Ma che sia una persona che sa qualcosa, ma che per me non è quella persona che cerca. Qualcosa c'entra di sicuro, tutto lui da solo secondo me personalmente non è. E dalle indagini che hanno fatto ci sono molte probabilità che sia lui. Per conto mio gli è un mostro per via delle figliole. Quelle virazioni di fece della vagina, il pezzetto di petto, tante storie. Non credevo bravo lui per fare certe virazioni precise. Può essere presa in considerazione l'ipotesi che esista più di un assassino, cioè che esista una specie di congrega di pazzi che per anni ha commesso questa catena di misteriosi delitti che allora potrebbero essere letti come riti, come dire, quasi d'aspetto satanico. Io non so come hanno fatto diventare verde. Io se si sa fare che cosa, c'era il mio dovere aiutare la giustizia, perché io non so con quelli che fanno il male, sono con quelli avrei piacere il mondo ci fosse tutta la fratellanza di non far di male a nessuno, di far di bene alla gente, anche per umanità di coscienza. Ma chi è veramente Pietro Pacciani, l'agricoltore fiorentino accusato di essere il mostro di Firenze? Il padre di una delle vittime, Pia Rontini, ha detto: almeno siamo arrivati al processo. E al processo siamo arrivati in questi giorni, tra colpi di scena, lacrime, lettere inquietanti, minacce e spettacolarizzazioni macabre. Adesso tocca ai giudici decidere se Pietro Pacciani
è veramente il mostro di Firenze. Tocca a loro dire la verità su ben 16 delitti iniziati molti anni fa e tutti verificatisi nella campagna di Firenze. Firenze ha vissuto nel buio dell'incubo per 26 anni, con un mostro in corpo che si è portato via 18 vittime, giovani, innocenti, innamorate. Nei pressi di un cimitero a Signe, il 21 agosto 68, Barbara Locci e l'amante siciliano Antonio Lobianco vengono assassinati in auto mentre fanno all'amore. Il figlioletto testimone, Natalino, dorme sul sedile posteriore. Ricordo che andai al cinema e poi niente, a regola mi addormentai, mi risvegliai in macchina e mi risvegliai per dei rumori, ora non so di che cosa, sicuramente penso dagli spari, insomma non lo so. E cominciai a gridare mamma, così, e niente, vedevo non rispondeva, che cominciai a piangere, insomma capii subito che era morta. Scappai dalla macchina e cominciai a correre finché non vedo una luce. Arrivai a questa casa, suonai, mi aprì una famiglia e niente, mi tennero un po' lì e poi basta. Il caso ha voluto che queste persone fossero due amanti per le quali c'erano almeno altre tre persone che potevano avere un interesse ad ucciderle. Queste tre persone sono i due fratelli Salvatore e Francesco Vinci, entrambi amanti della donna, e ovviamente il marito, Stefano Mele, che aveva un motivo passionale, almeno così ritenne gli inquirenti, per uccidere la donna, che finì per confessare, che è stato processato, che ha scontato 14 anni per quell'omicidio. Accusandosi di quei delitti, il Mele riscattava nel clan dei Sardi la sua immagine di uomo piccolo piccolo. Borgo San Lorenzo, 14 settembre 1974. Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini vengono assassinati mentre amoreggiano in una 127. La pistola Beretta, usata nel 1968, riappare dopo 7 anni per uccidere e punire con bestialità e sadismo un'altra coppia. Spara prima contro l'uomo e poi contro la donna. A quell'epoca il sardo Stefano Mele è in galera a scontare la condanna a 14 anni. Gli investigatori approfondiscono le indagini nel mondo dei sardi trapiantati in Toscana. La cosa che colpì l'insistenza delle ferite d'arma bianca particolarmente intorno al pube, evidentemente per voler sottolineare la genitalità di questo evento e forse un movente sessuale che aveva portato al duplice omicidio. Lo stesso si può dire di questo tralcio di vite infilato in vagina post mortem, proprio a sottolineare l'interesse dell'omicida su questa parte del corpo femminile. Le coincidenze vogliono che il sardo Francesco Vinci sia uscito di galera da pochi giorni e che si trovi proprio a Borgo San Lorenzo in cerca dell'amante che non riesce a trovare. Sono due omicidi che sconvolgono la tranquilla provincia fiorentina e lasciano senza parole gli inquirenti. L'assassino è un mostro che lavora con la mente su scenari folli e perversi. Lo ha detto, lo abbiamo sentito, il medico legale che ha effettuato gran parte dell'autopsia sul corpo delle vittime. Si fanno le prime ipotesi e si identificano i primi sospettati. La storia di questa inchiesta sarà lunga e complessa, ricca di colpi di scena, di incertezze investigative. Si analizza il contesto e viene fuori un possibile movente. Appunto, ritengo che molti elementi di questa cultura rurale arcaica compaiono in questa cioè nella vicenda del mostro, nelle modalità dell'assassinio, nello sfondo stesso, la campagna, nello sfondo stesso in cui questo assassino si muove. Il taglio di pube, il taglio di seno, e eventualmente anche come un feticcio che potrebbe essere per esempio anche un animale ammazzato, un uccello cacciato. Diciamo, in Toscana c'è una lunga tradizione anche di imbalsamazione, cioè non è un feticismo di tipo urbano, ecco, ci può essere anche un feticismo di tipo arcaico. Il mondo contadino toscano è effettivamente un mondo magico che ha delle regole non scritte che ancora si perpetuano negli anni, cioè sembra di essere il Medioevo per alcuni aspetti. Tant'è vero che l'incesto in famiglia, se viene raccontato a un vecchio contadino di certe zone della Toscana, non spaventa, cioè, nel senso che era una cosa abbastanza naturale. Si va dall'un'ipotesi della persona che
impadronitesi di questi pezzi di carne, se ne va, probabilmente non a piedi, e dopo qualche minuto li butta via, se ne dimentica, non gli interessano più. Da questa ipotesi si fa a quella opposta, che li abbia conservati, idolatrati, si potrebbe arrivare perfino al pensiero che li abbia mangiati. La paura diventa orrore e gli interrogativi inquietanti si moltiplicano. Può essere il feticismo il movente di questi delitti, il mondo contadino toscano può essere l'antro oscuro che nasconde questi atti di follia e di perversione. Firenze sembra tramortita dalla paura, dall'ansia di aver allevato un mostro sulla propria terra. Ma poi il tempo sembra rimarginare tutto e passano 7 anni. Scandicci, 6 giugno 1981. Ancora in una notte senza luna, Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio vengono assassinati prima lui, poi lei. La pistola è ancora una Beretta calibro 22 che si rifà viva dopo 7 anni dal secondo duplice omicidio e dopo 13 anni dal primo. I cadaveri vengono trovati molte ore dopo la terribile esecuzione. In questo campo vicino a Scandicci avevano cercato un po' di intimità Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio. Li hanno ritrovati la mattina dopo, lui sfigurato al volante di questa Ritmo color ruggine, lei trascinata fuori mutilata al basso ventre con piccoli e netti colpi di lama. Una mano da esperti, sentenziò un perito, e gli inquirenti arrivarono anche a perquisire la casa di un medico chirurgo. I bossoli rinvenuti permettono di collegare questi omicidi a quelli del 74. Finisce in galera Enzo Spalletti, un autista di ambulanza, guardone. Ha raccontato alla moglie che 2 ragazzi sono stati uccisi nel bosco, e questo assai prima che fossero ritrovati ufficialmente. Spalletti balbetta un alibi fantastico e improponibile. Non si saprà mai come aveva fatto a sapere dell'omicidio in anteprima. Calenzano, vicino a Prato, 23 ottobre 1981. Stefano Baldi e Susanna Campi, fidanzati. I 2 ragazzi vengono trovati venerdì mattina da un pensionato. La ragazza ha subito lo stesso terribile trattamento della vittima del 6 giugno precedente. Il pube tranciato con 3 tagli netti e portato via. L'assassino, uccidendo di nuovo, scagiona Enzo Spalletti, che è in carcere. I carabinieri non ci fecero avvicinare più di tanto, ma io ricordo bene che la Golf nera era qui parcheggiata in mezzo a questa stradina e un corpo, coperto con un lenzuolo ma imbrattato di sangue, era stato gettato nel fosso. Dell'altro noi non riuscivamo a vedere niente, soltanto un po' di lenzuolo che gli avevano gettato sopra i carabinieri. Durante la notte qualcuno telefona a casa della ragazza assassinata. Una voce d'uomo, una voce crudele, vuole parlare con la madre della vittima, ma la linea cade. Si sostiene che la voce fosse proprio quella dell'assassino. Il numero di telefono era segnato sull'agendina che la ragazza non aveva più. Gliel'aveva rubata il mostro. La figura del mostro sale prepotentemente alla ribalta. 3 duplici omicidi sono troppi. Montespertoli, 19 giugno 1982, sabato. 2 giovani si ricompongono dopo aver fatto all'amore. Paolo Mainardi e Antonella Migliorini. Lui avverte qualcosa di strano, cerca di fuggire innestando la retromarcia, ma purtroppo si incaglia in un fosso. L'omicida che cosa ha fatto? Si è messo dinanzi alla macchina, ha sparato un colpo contro uno dei fari, centrando all'istante, era già buio, e l'altro colpo l'ha sparato nel parabrezza, cogliendo esattamente in mezzo alla fronte l'uomo. Quindi precisione e decisione. Il mostro non effettua il rito della mutilazione, probabilmente perché la reazione del ragazzo ha scombussolato i suoi piani. Soltanto nell'81 è stato scoperto che la pistola era la stessa e che quindi il delitto dell'81 era da ricollegare ai delitti precedenti. E soltanto nell'82 si è stabilito il legame con il primo omicidio, quello del 68, che è un omicidio che ha un colpevole, ha questo Stefano Mele, che è stato già condannato dalla Corte d'Assise perché confesso e che potrebbe aver avuto dei complici e uno dei suoi eventuali complici potrebbe essere o il cosiddetto mostro o colui che ha dato al cosiddetto mostro la pistola. Il mirino investigativo punta sul pastore sardo Francesco Vinci, che finisce per essere arrestato. Francesco Vinci dunque viene arrestato come presunto colpevole degli omicidi compiuti dal mostro di Firenze. La sua relazione con la prima vittima, Barbara Locci, ucciso, lo ricordiamo,
nel 68 viene considerata dagli inquirenti una possibile traccia investigativa. Le indagini sembrano seguire il filo logico che si basa sulla cosiddetta pista sarda. Tutto dunque sembra far quadrare il cerchio, eppure c'è ancora qualcosa da tenere presente: i luoghi dei delitti, le complicazioni sessuali, l'atmosfera di perversione. Soltanto dopo la realtà dei fatti avrebbe spostato l'asse di attenzione verso il mondo inquietante dei Guardoni. C'è un gusto particolare della pratica del voyeurismo qui da noi. Molto probabilmente si dividono in due categorie, cioè guardoni professionisti e guardoni occasionali. I professionisti sono dei veri professionisti, cioè che lavorano con apparecchiature di altissima tecnologia che si fanno arrivare anche dall'estero. La sera escono di casa con seggiolini, apparecchiature per l'ascolto a distanza, telecamere a raggi infrarossi, con visori notturni, sono effettivamente dei professionisti. E poi ci sono quelli occasionali. In ogni paese ci sono questi personaggi, per lo più innocui. A volte si avvicinano troppo, scoppiano delle risse. E questi non hanno regole codificate, però hanno dei territori anche tra di loro. E questi territori protetti, diciamo così, di proprietà dei gruppi di guardoni diventeranno una possibile chiave di lettura di tutta quanta l'inchiesta sul mostro di Firenze. Gli inquirenti devono scegliere tra la prima ipotesi, quella tecnica della pista sarda, e la seconda, quella psicologico-maniaca di un possibile perverso dedito alla pratica del voyeurismo. Il sesto omicidio, le sue modalità, le stesse vittime forniranno agli investigatori altri elementi di studio e di riflessione. Galluzzo, sud-ovest di Firenze, 9 settembre 1983. Il mostro spara all'interno di un camper, un pulmino Volkswagen, e molto probabilmente compie un clamoroso errore. Uccide Uwe Rusch Zenz e Horst Meyer, studente di belle arti, due maschi. È tratto in inganno dai capelli lunghi di Rusch, che scambia per una donna. L'opinione pubblica è sconvolta. Il giudice istruttore Mario Rotella insiste sulla pista sarda e mette sotto torchio l'autore del primo duplice omicidio, quello Stefano Mele, che da tempo ha finito di scontare la sua pena. Stefano Mele accusa di complicità nel primo omicidio suo fratello Giovanni e suo cognato Piero Mucciarini, panettiere a Scandicci, che finiscono in carcere. La chiamata in correità dei due parenti settantenni scagiona Francesco Vinci. Vicchio di Mugello, 29 luglio 1984, l'ultimo giorno di vita di Pia Rontini e Claudio Stefanacci, fidanzati. Lei faceva la majorette nella banda del paese. Il rito mutilatorio sulla donna va al di là del pube. Per la prima volta il mostro trancia il seno sinistro della sua vittima. La notte del delitto l'intera popolazione di Vicchio si mobilita alla ricerca dei due fidanzati. Il giorno dopo nasce la squadra antimostro, la SAM, al comando del commissario Sandro Federico. Non ho sentito niente, nessuno, nemmeno il vicinato si stava là, nessuno le spari, né urla, niente. Avevano detto si dovevano sposare, i suoi genitori dicevano si dovevano sposare, ma il giorno non si sapeva mica quando. Era una bambina fantastica, che non ha dato alcun problema. Obbediente, carina, piena di voglia di fare, di lavoro. Non mancava mai il sorriso sulle labbra di questa bella bambina. Ho trovato delle persone dopo il funerale di Pier Claudio che sono venute qui, disse: noi siamo signori anziani, però la sua figlia, pur essendo giovane, aveva tempo anche per noi. Quando uno era in galera se ne ammazzava un altro, e quello poverino che era in galera non poteva essere. E questo anche nel caso di Mele Mucciarini. Quando hanno ucciso Pia, Mele Mucciarini erano in prigione. Per quanto mi risulta per me, che io non ho nulla a che vedere su tutta questa faccenda. In altre parole, io sono stato un'altra vittima, non dal mostro, ma di altri ambienti. In effetti io non, su questo affare non ho nulla a che fare. Mucciarini, Lucia sentivo il mio nome, dice esce, è successo. E sentì dire, ci avevano usato altri due giovani. E cominciate anche a vedere. Anche Francesco Vinci, il pastore sardo, è definitivamente scagionato e ritorna in libertà dopo poco tempo. San Casciano, Val di Pesa, Firenze, 9 settembre 1985, notte, spara la solita calibro 22. Questa volta le vittime sono Nadine Moriot e Michel Cravaishvili, francesi. Ancora un delitto del mostro di Firenze e siamo all'ottavo.
Un uomo e una giovane donna sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a San Casciano Val di Pesa, a pochi chilometri dalla città. Il corpo della donna presenta mutilazioni al pube e al seno, del tipo di quelle già riscontrate sulle vittime di analoghi delitti attribuiti al mostro di Firenze. I due giovani di nazionalità francese avevano parcheggiato la loro auto, una Golf bianca, in una strada di campagna. Accanto alla vettura era stata montata una tenda da campeggio. Come stranieri, i due ragazzi non potevano sapere che proprio quella era la zona solitamente battuta dal maniaco che aggredisce le coppie, e quindi hanno agito senza alcuna prudenza. Il mostro uccide per la 15ª e 16ª volta, e questo risulterà un capolavoro di sfida, di coraggio, di determinazione, di ferocia. Il mostro vince ancora. La SAM, la squadra antimostro, si butta in un enorme lavoro di acquisizione dati, il computer del mostro. Vengono elaborati identikit. La pista sarda viene abbandonata. La SAM non rilascia dichiarazioni ufficiali, ma si capisce che le indagini stanno percorrendo una pista nuova. L'ultimo caso è il più emblematico di tutti, quello dei due francesi. Perché intanto, per cominciare, si trova preliminarmente di fronte a una situazione nuova, non una macchina. La macchina c'era, ma era vuota, c'era una tenda. Non ha perso tempo, ha sparato più o meno alla cieca attraverso la tenda. Ha colpito a morte la donna che era vicina all'apertura della tenda, ha ferito l'uomo. Il francese è uscito dalla tenda e ha cercato di scappare verso il bosco. L'omicida non ha più adoperato l'arma da fuoco. Forse perché aveva già esaurito i proiettili, non ha perso tempo. Gli è corso dietro con il coltello e l'ha finito al coltello, che ha fatto fare di corsa non più di 30 metri. Questo fatto nuovo lo deve avere messo in difficoltà. Invece lui non solo compie la solita tremenda mutilazione del pube e del seno sinistro della ragazza, ma ha con sé una busta in cui mette un lembo di questo seno, già indirizzata al sostituto procuratore della Repubblica Silvia Della Monica, monta in macchina e se ne va nel Mugello, a San Piero Assieve nel Mugello, con i rischi che ovviamente può correre, perché lui deve essere lordo di sangue, ha i suoi trofei, macabri trofei, e va lassù a depositare nell'ufficio postale di San Piero Assieve la busta con la sfida, il messaggio sfida alla magistratura fiorentina.